Signore e signori, buongiorno, benvenuti in questa giornata particolarmente importante e sentita, nella quale commemoriamo, come ogni anno, la figura dell'onorevole Giacomo Matteotti, rapito in questo punto e poi assassinato dai sicari del governo fascista, che fecero ritrovare il corpo nella località della Quartarella, nel comune di Riano, dove procederemo con la seconda parte delle manifestazioni, ospite del sindaco Luca Bruzzetti, oggi nel pomeriggio. Io ringrazio tutti i partecipanti e per brevità mi riservo di fare i saluti specifici in un secondo momento. Volevo solamente ricordare e ringraziare il Presidente della Repubblica per la sua partecipazione alla visione morale e l'invio della delegazione dei corazzieri che hanno appena deposto la corona di fiori da lui inviata. Porto i saluti della senatrice Liliana Segre, presidente onoraria del nostro circolo culturale Saragat Matteotti, che mio tramite estende a tutti voi i più vivi sentimenti di amicizia e il ringraziamento per la presenza. L'organizzazione dell'evento odierno è a cura del nostro circolo Saragat Matteotti in stretta collaborazione con la Fondazione Giacomo Matteotti. Noi ci teniamo particolarmente che questa manifestazione si celebri e continui nel tempo. Per questo vi siamo sinceramente grati per la presenza e per la partecipazione. Quanto ci vorrete condividere della vostra esperienza familiare? Però ci tengo, ecco, che in questa circostanza tutti insieme possiamo ascoltare il vostro saluto. Grazie Giovanni ed Enrico Volterra.
veramente imbarazzato e commosso di poter parlare qui. Giovanni Cosattini era mio nonno ed era legato a Giacomo Matteotti da, non solo per la militanza nello stesso partito, ma anche era legato da una personale e intima amicizia. Era seguace di Turati, insieme a Matteotti, a Saragat, a Trevi, a Modigliani e Bruno Buozzi, avevano fondato il PSU, Partito Socialista Unitario, dopo la scissione del 1922. Matteotti era stato, mi raccontava mio nonno, immediatamente nominato segretario perché diceva era il più forte, il più degno, il più preparato di tutti loro. Quando mio nonno, che era stato eletto al Senato dopo la fondazione della Repubblica, veniva, quando veniva a Roma, veniva a stare a casa nostra, e in famiglia Matteotti era una presenza continua in memoria di questa amicizia che c'era stata tra di loro. E quando veniva a Roma veniva a stare da noi e dormivamo nella stessa camera, i due letti vicino, e avevo così, pure giovanissimo come fossi, di fargli delle domande, di chiedergli qualche cosa di Matteotti. E lui alcune cose mi aveva raccontato, cose, per esempio gli interventi e i discorsi, anche le pubblicazioni, quello, tutti gli articoli che poi venivano pubblicati sul giornale del Partito Socialista. Mi raccontava mio nonno, spesso Matteotti li componeva in treno, con la matita, su foglietti, fogli, foglietti, che poi venivano sistemati e coordinati per gli interventi, la pubblicazione sul giornale. E questo mentre io in treno da Trattapolesine a Roma. Diceva mio nonno, come era stato ricordato adesso, che era un terribile nemico del fascismo, perché i suoi interventi, come è stato ricordato, erano sempre circostanziati, con dati precisi, inoppugnabili, e in materia economica con cifre ben precise. Queste non potevano essere in alcun modo contestate o confutate, e per questo era un terribile nemico per il fascismo e per Mussolini. Alla Camera mio nonno, Giovanni Cosattini e Giacomo Matteotti sedevano sempre vicini, lo scranno vicino all'altro, e così era quando Matteotti fece l'ultimo discorso, come ricordato, con un attacco preciso sulle violenze, le sopraffazioni, i brogli elettorali fatti dai fascisti nelle ultime elezioni. Raccontava mio nonno che poi, ed è stato ricordato qui, erano usciti insieme dalla Camera, quasi a braccetto, e che Matteotti, rivolgendosi a mio nonno, disse la frase: ora preparatevi a fare il mio orologio funebre. E poi aggiunse anche un'altra frase, mi raccontava mio nonno: siamo in mano ad una banda di delinquenti. E Matteotti sapeva quello che sarebbe successo. Una cosa che pochi hanno ricordato, ma
ma che mi aveva ricordato mio nonno. Ma Totti già tempo prima era stato sottoposto a sequestro, era stato picchiato duramente da una banda di fascisti e quindi lui sapeva il pericolo che correva e il coraggio che ha avuto è sicuramente un bel esempio, qualche cosa che forse nessuno di noi sarebbe mai in grado di fare. Non solo. Giovanni, io chiedo scusa un attimo, non voglio interrompere il tuo intervento perché vogliamo gustarcelo tutto quanto, ma dobbiamo avere conferma perché ci siamo attardati con la prima parte e credo che debbano andare via la Presidente. No. Mi dice che ancora c'è tempo, quindi va benissimo. Posso finire? Sì, sì, deve finire. Quattro parole. Ma anche quattro giorni, va bene. Non è stato ricordato anche un'altra cosa, che in seguito a quel sequestro che aveva avuto, era stato picchiato duramente dai fascisti, e non era una novità per il sistema fascista di sequestrare persone o parenti di persone, e mio nonno Giovanni ben lo sapeva, isolarli, picchiarli e cercare di forzarne in qualche modo la volontà. Beh, in seguito a questo sequestro le autorità avevano assegnato a Matteotti, e questo non è stato ricordato, me lo ricordava mio nonno, gli era stato assegnato un agente di polizia per la protezione. Beh, combinazione, alcuni giorni prima del sequestro l'agente era stato tolto e quindi era stato privato della protezione dell'agente. Sarà stata forse una combinazione, lo dubito, personalmente lo dubito molto. Che raccontava mia madre poi di mio nonno, che durante il periodo del sequestro mio nonno era completamente distrutto, aveva perso, scusatemi, forse il suo migliore amico, e non si faceva dubbi su quello che sarebbe successo. Ricordo una volta mio nonno disse: i sicari, Dumini, ricordiamocelo questo nome, i sicari agiscono su un mandato e il mandante era Mussolini, responsabile di un omicidio, di un assassino, mi permettete, assassino di un corpo, non di un uomo. L'uomo muore quando la sua memoria muore. E le idee di Matteotti non moriranno fino a che ci sarà la memoria delle sue idee. Tutto va ricordato, sia il bello che il brutto, che il buono e che il cattivo. È incredibilmente un cane di un pastore che a distanza di settimane ritrovò in una fratta il corpo di Giacomo Matteotti. Grazie Giovanni, grazie di cuore, grazie Enrico, questa testimonianza è preziosissima, grazie. Gentili amiche ed amici, dobbiamo fare una piccola pausa per congedare i rappresentanti delle istituzioni, che ringrazio per la partecipazione, ricordando che la nostra cerimonia è stata patrocinata dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, da vari ministeri, e che viene celebrata sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo. Grazie a voi tutti. Riprenderemo fra qualche minuto. Congediamo i nostri amici ospiti.